Benvenuti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Oggi vi leggerò questo libro chiamato Come nascono i bebè di Rachel Greener and Claire Owen, tradotto in italiano, ed è un libro inclusivo per aiutare a capire ai più piccini, ma anche agli adulti, come nascono i bambini e tutti i tipi di famiglie che ci possono essere. Quindi direi di iniziare. Una volta anche tu eri un bebè, proprio come tutte le persone che conosci. Infatti, tutti gli esseri umani hanno iniziato la propria vita da bebè. Nel mondo esistono tante storie sulla provenienza dei bebè. Qualcuno dice che vengano consegnati ai genitori da un uccello chiamato cicogna. Altri dicono che i bebè escono dalle uova come le anatre o i coccodrilli. Qualcuno dice che i bebè crescono sotto i cavoli nell'orto o sotto i cespugli di uva spina in giardino. Ma nessuna di queste storie è proprio vera. La vita di un bebè ha inizio grazie a due persone e un bebè cresce nella pancia della mamma prima di nascere. Non è fantastico? Ma vediamo come arriva un bebè. I bebè possono essere maschi o femmine, in base alle caratteristiche dei loro corpi. I bebè maschi hanno un pene e i testicoli. Il pene serve a fare pipì. Le bambine si riconoscono grazie alla vulva, che è composta da tante parti diverse. Un piccolo buco vicino alla parte anteriore della vulva, chiamata uretra, serve per fare pipì. Sotto l'uretra c'è un altro buco più grande, chiamato vagina. Ma questo cosa ha a che vedere con la nascita di un bebè? Quando le persone crescono, i loro corpi iniziano a cambiare e, una volta diventate adulte, se lo desiderano, possono avere un bambino. Nei testicoli vengono prodotti gli spermatozoi, che servono per fare un bebè. Gli spermatozoi sono piccini piccini e hanno delle codine ondulate come i girini. Ecco uno spermatozoo visto da vicino. Ecco com'è un pene all'interno. E questi sono i testicoli. La mamma può allattare il bambino al seno dopo la sua nascita. Le ovaie producono gli ovuli che servono per fare un bebè, che poi continua a crescere nell'utero. Ogni bebè inizia la sua vita come uno spermatozoo e un ovulo. Ma come si incontrano lo spermatozoo e l'ovulo? Ecco come sono le ovaie dall'interno. Questo è un utero e questa è una vagina. Ed ecco com'è un ovulo visto da vicino.
Ci sono diversi modi per fare un bebè. Uno dei modi per far incontrare uno spermatozoo e un ovulo è fare l'amore. Gli adulti fanno l'amore per dimostrarsi a vicenda quanto si vogliono bene. Un uomo e una donna possono avere un bambino facendo l'amore, se lo vogliono. Quando un uomo e una donna decidono di avere un bebè, si baciano e si coccolano. Il pene e la vagina. Gli spermatozoi piccini piccini viaggiano dai testicoli attraverso il pene ed entrano nella vagina. Usano le loro codine ondulate per nuotare. Se in quel momento un ovulo, dopo essere stato espulso dalle ovaie, è in viaggio verso l'utero, attraverso una delle due tube, lo spermatozoo potrebbe entrarci dentro. Rispetto agli spermatozoi, l'ovulo è molto grande, anche se in realtà è grande come un punto. Il primo spermatozoo che entra nell'ovulo è quello che dà vita a un bebè. A volte può succedere che, pur desiderandolo, una coppia non riesca ad avere un bebè. E questo accade per diversi motivi. Gli spermatozoi o gli ovuli potrebbero non funzionare correttamente e i medici possono intervenire allora mettendo gli spermatozoi direttamente nell'utero della donna perché possano raggiungere l'ovulo. Prima si raccolgono gli spermatozoi che possono essere del futuro genitore o di qualcuno che dona i propri spermatozoi per aiutare altre persone a fare dei bebè. Gli spermatozoi viaggiano attraverso un canalino verso l'utero e poi in un tubicino in direzione di un ovulo che a sua volta è stato espulso dalle ovaie e sta viaggiando anch'esso verso l'utero nello stesso tubicino. Se lo spermatozoo entra dentro a un ovulo, insieme creano un bebè. Gli spermatozoi vengono inseriti attraverso un tubicino di plastica. Un altro modo attraverso cui gli scienziati possono aiutare le famiglie ad avere un bebè è assicurarsi in laboratorio che spermatozoo e ovulo si incontrino. Per prima cosa si raccolgono gli ovuli che possono provenire sia dalla futura madre che da una donatrice che dona i propri ovuli per aiutare le coppie che vogliono avere un bambino. Poi si raccolgono gli spermatozoi che possono provenire sia dal futuro padre che da un donatore che dona i propri spermatozoi per aiutare le coppie che vogliono avere un bambino. Gli scienziati uniscono gli ovuli e gli spermatozoi utilizzando un piccolo ago in uno specchietto speciale. Spermatozoo e ovulo si uniscono per dare vita al bebè, che in questa fase viene chiamato embrione. In seguito, gli scienziati mettono l'embrione nell'utero della mamma, che darà alla luce il bebè. Esistono tante famiglie, una diversa dall'altra, ma il bebè è sempre circondato dall'amore della sua famiglia e viene accudito, curato, nutrito e amato. A volte un bebè non può essere accudito dalla sua famiglia di nascita e quindi se ne prende cura o lo adotta una nuova famiglia. Molti bambini in tutto il mondo sono adottati, a volte quando sono ancora bebè, a volte
quando sono già più grandicelli. Essere adottato potrebbe significare essere esteticamente diverso da tuoi genitori, fratelli e sorelle se ne hai, ma sarai comunque tanto amato. La maggior parte dei bebè impiega 9 mesi per crescere nell'utero. All'inizio non sembrano per niente dei bebè. All'inizio l'embrione è più piccolo di un seme di papavero. Circa una settimana dopo che spermatozoo e ovulo si sono incontrati, l'embrione si attacca all'interno dell'utero, dove inizia a crescere in una sacca di fluido acquoso. La placenta è attaccata al bebè tramite il cordone ombelicale. Per passare cibo e aria al bebè che cresce, l'utero fa crescere una nuova parte del corpo chiamata placenta. Ormai ha braccia e gambe, orecchie, occhi, un naso e una bocca e può aprire e chiudere le sue manine. Adesso si chiama feto. Dopo 3 mesi è grande circa come un limone. Quando eri un bebè eri attaccato alla tua mamma tramite il cordone ombelicale. Se osservi il tuo pancino troverai l'ombelico, proprio dove era attaccato il cordone. In questo periodo i dottori possono usare una macchina speciale per vedere come sta crescendo il bebè dentro all'utero. Questa macchina si chiama ecografo. In questo modo si può vedere un bebè crescere dentro l'utero della mamma. Il piccolo bebè può essere molto vivace e può addirittura sembrare che ondeggi. Le cose cambiano velocemente quando un bebè cresce nell'utero. Dopo 5 mesi è grande circa come un mango. Può accadere che la mamma lo senta dare calcette. Ormai il bebè è capace di succhiarsi il pollice o le dita. Dopo 7 mesi è grande circa come una noce di cocco. Il bebè ora può aprire e chiudere i suoi occhi e percepire la differenza tra luce e oscurità. Adesso ha meno spazio per muoversi e potresti riuscire a sentirlo dare calcetti toccando la pancia della mamma. A 9 mesi il bebè è grande circa come una zucca. D'ora in poi la maggior parte dei bebè è pronta per nascere ed è molto schiacciata nell'utero. I bebè si posizionano in modo che la loro testa sia girata verso il basso, così passano tutto il giorno sotto sopra. Tutto questo è accaduto in sole 40 settimane. A volte due bebè crescono insieme in un utero contemporaneamente. Quando uno spermatozoo e un ovulo si incontrano, siamo al primissimo inizio della vita del bebè. Se l'ovulo fecondato si divide in due parti, nasceranno due bebè. I corpi di questi bebè saranno molto simili e verranno chiamati gemelli omozigoti. Se due spermatozoi incontrano due ovuli diversi, anche in questo caso nasceranno due bebè. Questi vengono chiamati gemelli eterozigoti e non sempre si assomigliano. Il numero più alto di bebè mai cresciuti insieme nello stesso utero è 8. Immagina di essere nato con 7 fratelli e sorelle. Quando per il bebè è ora di uscire dall'utero, la mamma inizia a sentire dolore alla pancia e alla schiena.
Succede quando i muscoli dell'utero iniziano a contrarsi spingendo il bebè verso il basso. Allo stesso tempo, l'apertura o collo dell'utero, che era chiuso quando il bebè stava crescendo, inizia ad aprirsi. Questa fase si chiama travaglio e costituisce veramente un lavoro molto duro. Le contrazioni diventano più forti e iniziano a essere sempre più ravvicinate tra loro, finché per il bebè arriva il momento di nascere. In questo momento il collo dell'utero è il più aperto possibile. La donna spinge forte nel momento in cui arriva una contrazione molto potente e il bebè viene spinto giù, attraverso la vagina, verso il mondo esterno. Benvenuto nella tua famiglia, bebè. Ma non tutti i bebè vengono al mondo nello stesso modo. Molti bebè nascono con un'operazione speciale che viene fatta in ospedale. Durante l'operazione, alla madre viene fatta un'iniezione in modo che non possa sentire niente dalla vita in giù. Poi un dottore incide una piccola fessura nella pancia e nell'utero, grande abbastanza per il bebè o i bebè, se sono gemelli, per farli passare. Il bebè nasce attraverso questa apertura e viene messo al mondo per conoscere la sua famiglia. Poi alla mamma vengono messi due punti speciali nella pancia per chiudere la fessura, proprio come quando ti tagli un ginocchio o un dito. Dopo qualche settimana la fessura guarisce completamente. Nel giro di pochi giorni la mamma dovrebbe stare abbastanza bene per tornare a casa con il suo bebè. Per fare un bebè c'è bisogno di uno spermatozoo, un ovulo, un utero. Ma ogni famiglia inizia nel suo modo speciale. Tu e la tua famiglia siete fantastici. Altre domande e risposte. Quando il bebè nasce, l'ostetrica o il medico controlla che stia bene e che sia tutto a posto. Poi controlla anche se il bebè è maschio o femmina, se il pene è un maschietto e se la vagina è una femmina. Perché alcuni bebè non crescono? Solitamente un bebè impiega 9 mesi per crescere nell'utero, però a volte ci può essere un problema e dopo qualche giorno, settimana o addirittura mese, il bebè muore. Questo è molto triste per tutte le persone che erano entusiaste per l'arrivo di un nuovo bebè in famiglia. Cosa accade quando un bebè nasce troppo presto? A volte può accadere che un bebè arrivi qualche settimana o addirittura qualche mese prima del tempo. Quando il bebè arriva troppo presto, ha bisogno di cure e aiuto, perché tutte le piccole parti del suo corpo non hanno ancora finito di crescere. Può succedere allora che il bebè venga messo in una macchina speciale chiamata incubatrice, che lo aiuta a respirare e crescere fino a che non diventa abbastanza grande e forte e forte per andare a casa con la sua famiglia. E alla fine c'è un glossario delle parole che abbiamo trovato nel libro. Ovviamente questo libro purtroppo non fa riferimento, non fa distinzione tra sesso biologico e
il sesso, diciamo, in cui ci si identifica. Quindi non viene spiegato che non tutte le persone che nascono, non tutti i bebè con la vagina sono donne e non tutti i bebè con il pisellino sono uomini. Però se avete dei bambini, confido che riuscirete ad integrare questa parte nel libro, che comunque a me è piaciuto molto. È molto chiaro e molto anche realistico in certi aspetti, molto scientifico in certi aspetti, ovviamente pensando che sia un libro dei bambini, e soprattutto l'ho trovato per il 99% molto inclusivo, quindi spero che il video vi abbia rilassato, ma che vi abbia anche incuriosito. Il libro l'ho trovato su Amazon. Costa più o meno 14 euro. Vi metto il link nella descrizione.